Occhiali sempre accesi anche di giorno e anche al buio, occhiali scaramantici, maglia di Lukaku con patch Champions in bella vista, appesa, inno della Champions, quindi tutto è pronto per questa gara così importante, fondamentale per raddrizzare il cammino europeo dopo la sconfitta col Barcellona e soprattutto il pareggio con lo Slavia Praga che non ci voleva. L'Inter deve battere i tedeschi per sperare ancora e cercare proprio ai danni del Borussia Dortmund la qualificazione. Oggi giornata di vigilia che vi faremo vivere con Sport Mediaset, molto intensa, alle 14.30 la conferenza stampa in diretta sul sito di Sport Mediaset, sulla app di Antonio Conte, poi alle 16 anche i primi 15 minuti dell'allenamento di vigilia, poi lo speciale Champions League, quindi faremo capire le scelte di Conte, come andrà ad affrontare questa partita così importante dopo aver ritrovato subito la vittoria contro il Sassuolo. Conte che ha un paio di dubbi di formazione, chiaramente ancora senza Sensi, che però sta recuperando, da tenere sotto certa osservazione il recupero di Sensi, sperando che possa rientrare a breve. Conte deve decidere chi far giocare tra Vecino e Gagliardini, questo è il dubbio maggiore in mezzo al campo. Gagliardini è piaciuto a Sassuolo, è stato uno dei migliori, quindi potrebbe essere confermato a scapito di Vecino, che invece ancora non convince. Vabbè, a Sassuolo è entrato proprio a partita finita, però da lui Conte vuole di più, come vuole di più da Lazzaro. Giocherà ancora Candreva col Dortmund. Lazzaro criticatissimo anche da me, da tanti, da tutti, però ci sembra eccessivo il titolo di Tutto Sport, ultimatum a Lazzaro, 2 mesi per convincere Inter già su Darmian, di cui ne avevamo già parlato, è una possibilità importante per rinforzare il pacchetto degli esterni dell'Inter. Darmian però già mettere in discussione con un ultimatum dopo aver giocato 2 scampoli di partita, diamo anche a lui il tempo di capire il calcio di Conte, il calcio italiano, e di far vedere insomma che vale il prezzo di cui l'Inter ha pagato molto all'Hertha Berlino, 21 più bonus, insomma prezzo importante per un giocatore voluto proprio da Antonio Conte. Quindi anche come dicevamo per Lukaku, abbiamo visto la doppietta, anche per Lazzaro diamogli una chance, la possibilità di crescere, di capire il calcio italiano e di fare la sua esperienza. Su Lukaku, criticatissimo, adesso si è già guadagnato dopo la sua prima doppietta i titoli dei giornali, anche il Corriere dello Sport che l'aveva massacrato solo una settimana fa, adesso parla di lui, di Lautaro, della grandissima coppia gol che ha l'Inter, 9 reti in 8 partite, tutte le big europee sui 2 attaccanti nerazzurri, soprattutto su Lautaro. Settimana prossima, attenzione, dovrebbe esserci l'incontro con il suo agente Iacchè per parlare del rinnovo e soprattutto per togliere quella clausola da 111 milioni che a Marotta, come sapete, le clausole non piacciono. Però dicevamo di formazione Champions, tornerà sicuramente Godin in difesa con De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic per cercare di bloccare Marco Reus, che è il pericolo principale, che gioca ormai da punta senza dare punti di riferimento con Sancho. Vedremo se Favre, il tecnico del Borussia, gli darà la titolarità dopo gli ultimi problemi. Poi a centrocampo dubbio Vecino, Gagliardini, l'abbiamo detto, Brozovic, Barella con Candreva e Asamoah, che torna anche lui con la sua esperienza sulla fascia sinistra dopo la prova insomma così non proprio convincente di Biraghi. Lautaro e Lukaku davanti, non si discutono. Poi Politano pronto a subentrare, e anche attenzione a Esposito, che prima o poi Conte butterà nella mischia quando ci sarà bisogno anche del suo estro, della sua classe e della sua abilità, ricordiamo, anche nel tirare
i calci piazzati, le punizioni. Questa è la probabile formazione di Champions. La giornata l'abbiamo già riepilogata, poi chiaramente ve la faremo vivere in diretta su Sport Mediaset alle ore 13, già il primo servizio da Piano Gentile, poi anche qui sul canale, mi raccomando. Ma adesso focalizziamoci sulle parole in esclusiva, la mia intervista a Massimo Moratti, parole molto importanti dell'ex patron nerazzurro, ex presidente, presidente del Triplete. Prima di tutto ha detto che secondo lui l'Inter ha la qualità e la quantità per correre fino alla fine per lo scudetto, per cercare di mettere in difficoltà la Juventus, e se lo dice Massimo Moratti non c'è che andargli dietro, essere fiduciosi per il lavoro che sta facendo Conte, che come ha ammesso Moratti sta lavorando molto bene e che non aveva nessun dubbio che con la sua serietà, la sua bravura di tecnico per inserirsi così velocemente nel mondo nerazzurro, diventare già un beniamino della curva nord. E poi però Moratti, come tanti di voi, lui che è il primo tifoso dell'Inter, l'ha buttata lì, l'ha detto: io forse la pazzia Ibra l'avrei fatta, l'avrei riportato in Italia per anche questo ritorno romantico in nerazzurro dopo essersi offerto. Raiola poi ha contattato anche l'Inter offrendo appunto il giocatore per un 6 mesi di prova per cercare di dare un uomo in più soprattutto in attacco ai nerazzurri dopo l'infortunio di Sanchez. Moratti ha detto: sono ancora legatissimo a un fuoriclasse come Ibra, nonostante poi vendendolo l'Inter ha fatto il colpo del triplete, uno dei colpi di mercato più importanti della sua storia, prendendo Eto'o e soldi. Ricorderete, l'Inter perfezionò quell'undici da sogno con Mourinho, via Ibra, dentro Eto'o con Milito, e la squadra fece quel salto di qualità, divenne un gruppo granitico che andò a vincere tutto, quindi legatissimo a Ibra. Però poi la sua cessione permise all'Inter di fare il triplete e di vincere tutto quello che c'era da vincere, e quindi Moratti l'ha buttata lì. Chissà che Steven Zhang e Marotta non ascoltino il consiglio dell'ex presidente, che però ha anche ammesso: conosco quelli che potrebbero essere poi tutte le problematiche all'interno dello spogliatoio, all'arrivo di un giocatore così forte con personalità come Ibrahimovic, potrebbe rompere gli equilibri, potrebbe insomma creare dei problemi che proprio non vuole Antonio Conte, che proprio per questo aveva poi deciso di vendere nell'ordine Nainggolan, Perisic e Mauro Icardi. Insomma, vedremo poi di mercato. Un esterno, si fa il nome di Darmian, ancora in orbita Inter, anche se non è che stia facendo faville a Parma, anche lui deve ritrovare un po' la condizione dopo aver giocato molto poco a Manchester. E poi Matic sembra l'obiettivo sensibile più concreto per rinforzare il centrocampo, e non escludere anche Rakitic, un doppio colpo che metterebbe a posto il centrocampo dell'Inter. Tutto però, lo dicevamo, dipenderà da come andrà la partita di domani a San Siro contro il Borussia Dortmund, ore 21.05, per cercare di raddrizzare il cammino europeo. Conte si affida ai suoi uomini di gol, ai suoi bomber, Lautaro, Lukaku, due doppiette a testa, grande intesa che cresce, e soprattutto una forza fisica importante per cercare di mettere in difficoltà la difesa del Borussia Dortmund, che non è così trascendentale. Giornata di vigilia che vivremo insieme. Ricordiamo gli orari: 14.30 la conferenza di Conte, alle 13 Italia 1 il mio servizio, poi alle 16 l'allenamento, a seguire anche a San Siro l'allenamento del Borussia Dortmund e le parole di Favre, e poi lo speciale Champions League in cui vi daremo aggiornamenti sulla formazione. Mi raccomando, quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, i vostri like, i vostri commenti come sempre preziosi, cerco di rispondervi sempre. Poi occhiale scaramantico l'abbiamo tenuto per tutto il video, maglia di Lukaku appesa, e adesso bisogna
solo andare ad affrontare il Borussia Dortmund per una partita così importante, di quelle storiche per cui ci vuole un Inter da imprese europee come ai vecchi tempi, che non si vede da parecchio, e ce lo auguriamo tutti di vedere una gran bella partita per raddrizzare questa rotta continentale europea e cercare di dare una scossona alla classifica del gruppo dopo la immeritatissima sconfitta di Barcellona. Quindi condividete il video, sempre sintonizzati, mi raccomando, anche Sport Media, oggi giornata molto importante di vigilia.